Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Roshan Mille Modi per Morire. Questo video sarà un po' diverso dal solito perché oggi non uccideremo Roshan, bensì ne prenderemo il controllo con il famosissimo eroe Chen, molto giocato in questa patch in 5K e anche in Professional. Quindi vediamo, innanzitutto dovete avere questi eroi che vi sto facendo vedere qui, no? E ora, questi eroi sono molto scarsi per fare Roshan. Ora dovete usarvi un balsamo curativo sopra. E posizionare gli eroi che abbiamo appena detto, quindi Londruid, Chen e io, in questa maniera. Ecco qui, ragazzi, sto facendo vedere la posizione esatta che va assunta da questi eroi in maniera tale che la tecnica funzioni. Ora, come vedete, siamo appena appena in range di castare questa persuasione sacra su di Roshan, quindi attiviamo i nostri spiriti e ecco qui che siamo pronti per porre fine a questo nostro rito satanico, offrendo la nostra anima a Satana. Ed ecco qui ragazzi che abbiamo appena preso controllo di Roshan, che ora sarà come assolutamente un nostro alleato. In pratica, ragazzi, è una vostra unità. E grazie a Chen, che ha appunto questa persuasione sacra, come sapete, ora Roshan ha una durata illimitata e lo possiamo utilizzare veramente per qualsiasi cosa. Il mio utilizzo preferito è utilizzarlo come un rune controller. In pratica, lo mettete vicino alla runa e se si avvicina un nemico per prenderla, gliela togliete in modo da fare sprecare dei secondi a Roshan. Inoltre, può anche essere utilizzato come ward, per la quale credo che sia molto effettivo. Infatti, lo potete mandare su qualsiasi ward spot. Ora facciamo un esempio con questo qui e vedrete che vi dà la visione a voi e al vostro team. Quindi, per questa tecnica veramente next level, vi suggerisco di iscrivervi perché se vi iscrivete avrete ogni volta che carichiamo un video vi verrà una notifica con scritto che abbiamo caricato un video. E lasciate un mi piace, commentate, fate richieste se ne avete bisogno e alla prossima.